Matteo Sordino, 44 anni, insegnante di storia e filosofia. Per me ridare potere al popolo significa innanzitutto mettere al centro la vita e la dignità delle persone. Le politiche neoliberiste condotte dal centrodestra e dal centrosinistra negli ultimi 20 anni in Italia hanno schiacciato i diritti dei lavoratori e hanno trasformato il lavoro in una merce al servizio del grande capitale, degli interessi nazionali e sovranazionali di banche e di imprese. Per me ridare potere al popolo significa pertanto dare continuità alle lotte condotte nella mia vita, le lotte contro la precarizzazione, le lotte contro l'aziendalizzazione della scuola, le lotte contro la corsa agli armamenti, le lotte contro le politiche autoritarie di stampo neofasciste, contro i migranti, attuate contro i migranti, contro gli ultimi, coloro che scappano da guerre e da miserie. Per me ridare potere al popolo significa mettere al centro l'istruzione. L'istruzione pubblica, l'istruzione statale negli ultimi anni è stata umiliata, è stata considerata una spesa da tagliare, un albero da potare, non una risorsa in cui investire per dare un futuro ai ragazzi e alle ragazze. Per me potere al popolo significa dunque fare della scuola una comunità laboratorio in cui i ragazzi possano crescere, possano costruirsi gli strumenti per emanciparsi, per poter scegliere il proprio futuro. Per me ridare potere al popolo significa dunque non trasformare la scuola in una succursale delle aziende, non trasformare la scuola in un luogo in cui si costruiscono merci, in cui si preparano studenti ad essere lavoratori precari, in cui si costruiscono studenti consumatori bulimici di tecnologia o dei prodotti del grande supermercato globale in cui noi viviamo. Per me ridare potere al popolo significa dunque mettere al centro la scuola e dare ai ragazzi tutti gli strumenti per potersi emancipare. Per questo ho accettato la sfida.